Grazie Presidente, anch'io farò un unico intervento per entrambi i provvedimenti relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ad ATAC. Mi unisco ovviamente al ringraziamento dei miei colleghi per la segreteria, per i colleghi della segreteria, della commissione che presiedo. Stiamo lavorando anche grazie alla collaborazione di tutti i commissari. Con delle difficoltà che sono sicuramente dettate dalla particolare contingenza, ma devo dire con la forza, l'entusiasmo e la collaborazione che in un momento come questo sono necessari per raggiungere comunque gli obiettivi. Abbiamo in una settimana espresso parere su 51 provvedimenti, quindi le 49 delibere. Alcune delle quali sono oggi nell'ordine dei lavori dell'Assemblea relative ai contenziosi con il personale di Roma Capitale, quindi derivanti prevalentemente da sentenze, e soprattutto questi due debiti fuori bilancio di ATAC che, come è stato detto, rappresentano la copertura di costi sostenuti nel 2011-2012 dall'azienda per far fronte alle agevolazioni di alcune categorie di utenti. Ritengo che sia importante, soprattutto in un momento come questo, rispettare oltretutto quanto è previsto anche nel concordato preventivo per ATAC e quindi fare fronte a tutte le pendenze che Roma Capitale ha con questa azienda per garantire il regolare svolgimento di tutto quanto è scritto all'interno del concordato stesso. Direi che possiamo proseguire su questa linea, sperando ovviamente che le condizioni a contorno, quindi la crisi che stiamo vivendo, passi il prima possibile, ma ritengo di poter garantire a tutti i cittadini l'impegno della Commissione. Ovviamente del Presidente che ha il privilegio di coordinarla, di tutti i commissari e di tutti gli uffici che lavorano per garantire diritti che i cittadini hanno maturato nel tempo e soprattutto il riconoscimento in questo caso di fondi che aspettavano da tempo. Grazie.